Simona, al mattino faccio fatica ad alzarmi, ho un sacco di problemi intestinali. Non digerisco niente e non ho entusiasmo per le cose che devo fare. Mi starò mica deprimendo? Guarda, nella mia esperienza di naturopata ho verificato tante volte che questa stanchezza e mancanza di entusiasmo non sono dovute a fattori psicologici, ma fisici. Soprattutto se il corpo è pieno di tossine e in una condizione di acidosi, cioè il pH di base è più acido che basico. Ma cosa c'entra il pH adesso? C'entra molto più di quanto pensi, lo dice la naturopatia e lo dice la scienza. Per fortuna, uno stile di vita sano, un'alimentazione corretta e i giusti accorgimenti possono fare una grande differenza. Vogliamo vedere insieme cosa fare? Prima però, se vi fa piacere, a me sì, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Il primo medico a parlare di acidosi fu una dottoressa tedesca, Renate Collier, che già negli anni 90 aveva identificato l'eccesso di scorie acide nei tessuti come la causa di molti e diversi mali comuni. Secondo le sue ricerche, l'equilibrio acido-basico scompensato è il problema principale per i disturbi del metabolismo e di tutte le funzioni vitali e spesso addirittura anche degli stati esistenziali di prostrazione e mancanza di vitalità. Solo in presenza di un ambiente fisico con un buon equilibrio acido-basico possiamo avere un metabolismo sano e attivo e uno stato vitale positivo e pieno di energia. Ma questa visione è rivoluzionaria! Esatto, ma anche fondamentale. E come dico sempre nelle mie consulenze di naturopatia, se non conosci le cause, non trovi la cura. Ma perché viene l'acidosi? Le cause sono diverse e alcune insospettabili, come la carenza nascosta di minerali o l'eccesso di radicali liberi causati dallo stress di ogni giorno. Ma come sai tutte queste cose? Io leggo libri. Sì, ma con la cultura non si mangia. E figuriamoci con l'ignoranza. Il modo migliore per conoscere e combattere l'acidosi in modo naturale è descritto in questo libro, La terapia antiacidosi, della casa editrice Il Punto d'Incontro, specializzata in salute e benessere naturale e sponsor di questo video. L'autrice Barbara Simonson descrive i diversi sintomi provocati dall'acidosi e sono tanti. Prima di elencarli, vi ricordo, iscrivetevi, attivate le notifiche e abbonatevi al canale, come stanno facendo tutti gli amici trendy e sani che vogliono riconoscere il mio impegno per la salute naturale di tutti, anche la tua. I sintomi sono, per esempio, raffreddore ricorrente, mal di testa, dolori di vario tipo, mestruazioni dolorose, perdita di capelli, problemi di pelle, stanchezza e depressione. Ma non solo, la parte più interessante del libro è la cura antiacidosi da fare a casa, nelle cose di tutti i giorni, quelle che si fanno sempre. Ad esempio, la pulizia dell'intestino con il sale inglese o con il clistere di cui parlo in questo video. L'esercizio fisico, la respirazione, i bendaggi antiacidosi, il massaggio e l'automassaggio che io stessa sto facendo da tempo e funziona. Le persone a cui ho consigliato di seguire questo metodo mi hanno raccontato di sentirsi molto meglio, più energiche, più positive, più in forma e in salute. Hanno risolto tanti problemi e problemini che non riuscivano a debellare da tempo perché non erano risaliti alla giusta causa. Leggete il libro per approfondire, è importante, e se fate un primo acquisto sul sito della casa editrice Il Punto d'Incontro avrete uno sconto di benvenuto. Le istruzioni sono sotto il video. Bene, condividete questo video, può essere la soluzione ai disturbi di molte altre persone. E restate connessi perché noi ci vediamo presto con un altro video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!